Comunque il girone di andata si è concluso con 24 punti, una posizione dignitosa, quantomeno in linea con quelle che erano le caratteristiche, le pretese della società all'inizio dell'anno, però c'è anche un campionato di Serie B che continua a essere ingarbugliato e incomprensibile come poche altre volte nel corso degli ultimi 20 anni. Ciao Fabrizio Vitale, Ciao Guido Nastra. il consueto compagno di viaggio e capobanda, insieme a Salvatore Geraci e a Giuseppe Leone, che vedo già collegati. Ciao Salvatore, ciao Giuseppe. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che potete e dovete interagire, mandate i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Capisco che non si è perso, quindi tutta la truppa di contestatori oggi è giustamente in ferie, ma insomma questo è un altro discorso, perché è un pareggio che comunque consente al Palermo, intanto alla fine del girone di andata, di chiudere con una striscia aperta di 5 partite senza sconfitte, che è sicuramente il risultato migliore dal punto di vista dei risultati di quest'anno. Però Fabrizio, non soltanto dal punto di vista statistico, ma anche sul piano del gioco, il Palermo di Brescia ha fatto un altro passettino in avanti. Sì, deduco, cioè confermo completamente quello che hai detto, nel senso che 5 risultati utili consecutivi sono la striscia più lunga, denotano quindi, dopo quella di 4 risultati utili, che c'è stato un miglioramento, un assestamento, un consolidamento di certi atteggiamenti tattici che trovano una loro spiegazione anche nel fatto che vai a Brescia senza 4 titolari, vai sotto di un gol e lo recuperi. Probabilmente 2 mesi fa una partita del genere sarebbe andata in modo diverso. E in effetti Salvatore Geraci, la sintesi di quello che ha detto Fabrizio è che una sconfitta nelle ultime 10 partite mi pare che sia un ruolino non da poco, e l'equilibrio del campionato poi è tale che non è che la classifica sia particolarmente bella o particolarmente brutta, però proprio a Brescia ho visto un Palermo con 4 titolari in meno che ha saputo, diciamo, giocare a memoria, perché ormai credo che i 16-17 più o meno giocatori che leggono e provano continuamente lo spartito sono quelli che ormai vanno a memoria, no? Ma io non guardo neppure agli assenti, per me è la testimonianza di una crescita continua. Il Palermo, assieme alle grandi, è in questo momento una delle squadre più in forma. 5 gare senza sconfitta, 9 punti conquistati. A Brescia poi meritava assolutamente di vincere e per me ha tentato fino all'ultimo. Questo è un ciclo che apre le porte alle speranze di un girone di ritorno, secondo me, più positivo. Il cambio di modulo è servito, la difesa ha preso sicurezza e se l'è cavata anche senza Nedelcheaer, il centrocampo sta ritrovando i suoi uomini migliori e Brunori non è stato mai a guardare, anche se il gioco d'attacco devo dirti che per la verità che va definito. Meglio di così, insomma, non poteva andare, considerata la stagione piuttosto atipica. Io vi anticipo che parleremo ovviamente di questo finale di stagione, faremo anche un compendio dell'anno, ma abbiamo due focus, uno su Segre, che è stato il migliore in campo e che comunque è quello che in prospettiva assicura teoricamente più garanzie, l'altro un po' meno buono, ma da rivedere, probabilmente Vido. Quindi abbiamo tanti argomenti di cui parlare, però voi scriveteci con le vostre domande e se ci fate gli auguri ci ripigliamo tutti gli auguri lo stesso, E perché soprattutto se scrivete messaggi brevi è ancora meglio, se scrivete messaggi brevi, perché sennò ancora io, siamo in perché ne vedo difficoltà. uno che è lungo come un lenzuolo, Esatto. ma perché poi alla fine di ogni cosa noi ci arrabbiamo, ci discutiamo, ci confrontiamo, litighiamo anche fra noi quattro, diciamo, è bene che si sappia in giro Come? che non c'è Ce ne soltanto diamo di una santa dialettica. ragione. No, Salvatore Geraci lo rispettiamo perché non. Però siamo ormai, dopo più puntate, anche dello scorso campionato con i playoff, abbiamo raggiunto quella che io chiamo sempre in maniera affettuosa una community con cui è come se fossimo tutti assieme al bar in 5, 6, 7.000, 8.000, 10.000, ognuno dice la sua, c'è chi magari è un po' più polemico, chi meno polemico, però è sempre una community che va avanti sempre nel nome del Palermo. Giuseppe Leone, sei d'accordo con Salvatore che si poteva anche vincere ieri? Assolutamente sì, perché poi direi che dopo un primo tempo in cui ha dominato l'equilibrio, è
è anche un po' la noia, è giusto dirlo. Poi dopo il botta e risposta d'inizio ripresa, io credo di aver visto perennemente il Palermo sulla metà campo del Brescia, quindi qualche rimpianto, qualche piccolo rimpianto ci può stare, però sinceramente penso anche che questo Palermo arrivato a Brescia con quattro assenze, alcune delle quali proprio dell'ultimo minuto, più di questo non poteva fare, e quindi è un punto che serve tanto, perché appunto allunga questa striscia di risultati utili consecutivi, e fa vedere che c'è sempre un Palermo comunque in forma dal punto di vista fisico e mentale, perché è un Palermo che è sempre più un diesel, parte spesso piano, si era visto anche col Cagliari per esempio, o a Ferrara con la Spal, per poi venire fuori alla distanza, e questo appunto secondo me è pure questo un segnale molto molto positivo. Salvatore, volendo cercare il pelo nell'uovo, io credo che di fronte a una prestazione complessivamente buona e a tratti anche migliore del Brescia, il limite vero del Palermo sia quello che poi di tiri in porta veri e propri ce ne sono stati pochi, anche come occasioni potenziali. Ma infatti poco fa ti dicevo che c'è da definire il gioco d'attacco, che ovviamente non chiama in causa Brunori, che è un terminale straordinario e che fa sempre il suo nel migliore dei modi, ma bisogna lì decidere come affrontare questa situazione. Il Palermo è una delle squadre che ha fatto meno gol di tutti, una partita, ma insomma troppo poco per quello che possono essere determinate ambizioni e per non rischiare troppo in certe partite. Poi lì bisognerà vedere come aggiusteranno la manovra d'attacco, se giocheranno due punte, se prenderanno un'altra punta, se prenderanno un trequartista, se, non lo so, lì il discorso è troppo generale, tra l'altro non manca tempo nemmeno per affrontarlo. No, anche di questo parleremo, però a Fabrizio volevo chiedere della identità, però, perché al di là dei difetti che ci sono un po' dappertutto, in tutte le squadre, questo Palermo nel bene e nel male ha una sua identità precisa, cioè si vede che legge lo spartito, segue Corini, poi può esprimersi meglio o peggio, può tirare un po' di più in porta, può fare una stupidaggine in più o in meno in difesa, ma lo spartito è quello, quindi questo mi pare che sia rasserenante, avere una identità. È rasserenante perché c'è un lavoro che sta pagando pian piano, un po' anche magari forse per alcuni, da anche i messaggi che leggo un po' a rilento, però non c'è dubbio che è un'identità che si è andata ad acquisire di partita in partita. Su questo penso ci siano poche perplessità. Una squadra che riesce ad esprimersi già su due moduli allo stesso modo, che riesce a spostare i giocatori in ruoli che non sono propriamente loro, e riesce comunque a portare a casa un risultato, per me è sintomo di identità. È chiaro che è tutto migliorabile, ricordiamoci però qual è stato il punto di partenza, e speriamo che gennaio possa coincidere con il mese in cui le modifiche che dovrebbe andare a fare la società possono migliorare certe situazioni. Di questo parleremo fra un attimo, così come è giusto anche ricordare che mentre prima, cioè Salvatore mette un dito nella piaga, cioè quello pochi gol, uno a partita più o meno, ma adesso finalmente con Segre, del quale parleremo fra un attimo, arrivano i gol anche dal centrocampo, che sono le soluzioni più importanti per un allenatore, perché non si va soltanto sulla punta centrale. A proposito di Segre, Salvatore, l'unico che mi può capire, forse sei tu che sei discretamente anziano o diversamente giovane, Segre te lo ricordo un po' De Biasi come modo di giocare? Ma Palermo anni 80. Ci riporti proprio alla preistoria, insomma. Alla preistoria, erano gli anni 80, Gianni De Biasi che faceva la mezzala così. Io te lo dico perché ti dico sì o no, però la media delle persone che ci ascoltano, insomma, non penso che abbiano tanti ricordi di De Biasi, in questo senso soltanto te lo dicevo. Sì, mi ricorda De Biasi sicuramente, però De Biasi gol non ne faceva, Però provava gli inserimenti. Comunque De Biasi anni 80 ancora è attuale, perché qualche nazionale nel frattempo l'ha allenata. Fabrizio, cominciamo con la posta. Abbiamo un sacco di messaggi, speriamo di riuscire a soddisfarli. Vai. Tutti. Allora iniziamo
con Piero che dice perché non schierare Saric dietro Brunori? A volte non lo capisco, Corini. È un'ipotesi, Giuseppe, Saric come caratteristiche tecniche, da fare un trequartista, un centrale di un 4-2-3-1? Non Ma ti sentiamo? State chiedendo a me? Chiederei a Giuseppe che parola senza audio. Mi sentite adesso? Ora sì, perfetto. Sì, dicevo, ieri finalmente mi è piaciuto di più come è entrato in campo Saric, perché insomma lo avevo criticato nelle scorse partite per degli ingressi insomma un po' così sottotono, un po' superficiali. Ieri invece devo dire ha dato un qualcosina. Su questo siamo d'accordo, ma la domanda era un'altra: trequartista praticamente dietro Brunori? Rispondiamo al nostro ascoltatore. Per me sì, è una situazione che può funzionare, che secondo me ha funzionato meglio in quella mezz'ora rispetto a Vido accanto a Brunori. Perfetto, altri messaggi. Giuseppe Favata, acquistare ali che fanno gol, poi non lo mando in onda perché è un lenzuolo, come l'hai definito poc'anzi tu, però lo leggiamo. Dice Emanuele Giglio, per me a Brescia Corini ha sbagliato a pensare Vido spalla di Brunori, che invece sa fare benissimo Soleri. Di Mariano doveva essere valore aggiunto, invece dopo 19 partite lo ricordiamo, per il gel, il taglio di capelli e una miriade di tuffi. Se poi per voi 2-3 assist in 19 partite lo fanno giocatore, vediamo un calcio diverso. Ma su Di Mariano già ci siamo espressi, se posso intervenire io e rispondere, io credo che Di Mariano ieri abbia fatto una partita sicuramente importante dal punto di vista della disciplina tattica, in un ruolo non suo, anche se la fascia destra gli può appartenere comunque anche per caratteristiche tecniche, non ha mai scoperto la retroguardia, soprattutto nel primo tempo in cui c'era un Brescia un po' più dinamico rispetto al secondo tempo. Nella ripresa ha fatto un assist, ha avuto due palle gol, anche se le ha maltrattate con tiracci fuori bersaglio, è sempre nel vivo dell'azione. Dovrebbe, secondo me, sono d'accordo su questo, disciplinarsi anche nelle cadute, perché alla fine poi diventa una sorta di bersaglio degli arbitri che non gli credono più, però la partita di Mariano secondo me è stata positiva. Però la diversità di vedute è bella, c'è per esempio Emanuele Pistoia che dice Di Mariano è un top player, che giocatore, lo adoro, quindi diciamo sullo stesso argomento è giusto che sia così. Totalmente in disaccordo. Poi abbiamo Bartolanello che dice salve a tutti, nonostante le difficoltà questo Palermo promette un inizio d'anno diverso, sono fiducioso. E questo è il bello di lasciarsi con 3 settimane adesso di sosta con questo sapore diciamo di ottimismo. Carmelo Amato, Vido con tutto il rispetto al Palermo non serve, come dice Gerasci si deve migliorare di più l'attacco anche in vista del calciomercato. Di Vido parleremo fra un poco. Sì, c'è poi questo firmiate con un nome e cognome, allenatore è arrivato 3 giorni fa, Corini invece allena il Palermo da 4 mesi, si doveva vincere, questa è l'opinione di questo nostro ascoltatore. Però ricordiamo sempre che i cambi di allenatore di solito producono le scosse, di solito le squadre che cambiano vincono perché c'è una diversa concentrazione, non possiamo fare... E altre volte hai perso. Eh sì, altre volte hai perso contro squadre che avevano da poco cambiato allenatore. Esatto, per esempio col Venezia, per esempio, col Cosenza, che adesso è tornato a essere ultimo in classifica, aveva fatto un bel filotto, adesso è ultimo, la classifica si continua ad accorciare. Continuiamo con Lelebrano che dice sempre convinto che avendo avuto difficoltà iniziali il Palermo andrà a giocarsi la Serie A, quindi ci sono anche coloro che sono riemergono ottimisti. I super ottimisti, secondo me è un po' presto per parlare di Serie A, anche se comunque era un po' fuori luogo parlare di Serie B lo scorso anno, soprattutto di questi tempi, quando stavamo appena esonerando Filippi e ancora Baldini, sembra una vita fa, ancora Baldini non aveva debuttato con il nuovo Palermo. Io credo, Salvatore, che i tifosi hanno il diritto di dire quello che pensano, ma hanno anche il diritto e il dovere di sognare, proprio perché sono tifosi. Emanuele Pistoia dice la responsabilità di un Palermo in ritardo è da debitare a Baldini o Ronzo Canà. Hai bloccato Gerasci che era già partito in corsa. Sì, ma era per attaccarmi al tuo discorso, scusa sì. Salvatore.
Sì, ma guarda, i tifosi hanno il diritto, il dovere, direi, di pensare sempre in grande e in meglio, ma senza bisogno di essere tifosi, se tu ti ricordi, io la scorsa settimana ho detto per me questa squadra va sicuramente nei playoff e l'obiettivo del Palermo è addirittura più grande. Io penso che in questo campionato possa succedere assolutamente di tutto, anche che il Palermo diventi protagonista di una stagione memorabile. Certo, è chiaro che poi dipende anche dal calciomercato come cambierà il Palermo, ma come cambieranno anche le altre. Devo dire che ieri sera con Bari-Genoa ho visto finalmente una partita di calcio di buon livello, piacevole a guardarsi, a parte lo spettacolo che tra l'altro è il record assoluto della Serie B con quasi Esatto. 50.000 paganti, che sorprende quasi, perché Bari è sempre stata una piazza calda, ma quello stadio enorme costruito per i mondiali del 90 non l'avevano praticamente mai riempito ed è stato uno spettacolo bello. Dopodiché Brescia-Palermo ha avuto poche emozioni, pochi tiri in porta, però dal punto di vista tecnico-tattico la partita ha offerto spunti secondo me interessanti. C'è chi suggerisce anche un acquisto per gennaio, come Giuseppe Favata, c'è Isco libero, l'ex giocatore Real Madrid che era rescisso dal Siviglia, se non mi ricordo male, quindi chi lo sa se magari non possa essere un'idea da praticare. Un tempo lo Ma seguiva il City, esatto, magari. che poi lo gira al Palermo chiaramente. Esatto. Avremmo meritato di vincere perché oltre il gol non ricordo nulla, invece Pigliacelli ha dovuto parare, Saric e Floriano al primo minuto la vinci la partita, come sempre Corini manca il coraggio e non toglie i paraocchi. Buon anno a tutti da Emanuele Giglio. Non capisco quale sia la mancanza di coraggio ieri, perché poi alla fine ha messo Floriano e Saric, che non sono insomma, due terzini o due portieri, però insomma, anche questo fa parte delle opinioni. Andiamo avanti, Lebron Baldini l'anno scorso ha fatto il miracolo, quest'anno lo farà mister Corini portando il Palermo in Serie A, a calcio e mozzicuna andremo in Serie A. Quindi abbiamo sempre diversità di opinioni anche Sì, diametralmente eterogenea, opposte. ma va benissimo, basta che non ci siano insulti che ogni tanto vanno a inquinare certi messaggi e L'ultimo, certe giusto per conversazioni. ricollegarmi alla somiglianza di Segre per Walter Guccione, assomiglia a Nicola Berti, A Nicola giocatore Berti, dell'Inter. sì, volendo anche Nicola Berti, che però secondo me era un po' più potente di piede e un po' meno forte di testa, per quello che è il mio ricordo. Secondo tema della discussione, siamo in linea con i programmi. Giuseppe, mi pare che se noi riavvolgiamo il nastro e ripensiamo alla prima conferenza stampa, quella di Soriano, quando un po' diciamo sorprendendo tutti aveva descritto con molta chiarezza gli obiettivi, senza fare i classici sbandieramenti di chi arriva in una piazza nuova, campionato tranquillo. Ora, in realtà il campionato tranquillo è una cosa che non esiste in Serie B, però la posizione è quella, siamo fra playoff e playout, non puoi mollare, però puoi sperare, e mi pare che siamo in linea con i programmi. Assolutamente in linea, Guido, sono d'accordo con te, solo che questa stranezza, tu all'inizio puntata parlavi di un campionato incomprensibile, sono d'accordo con te, questa stranezza di classifica che da un lato può essere anche un fattore positivo, nel senso che comunque ti deve sempre spingere a non mollare di un centimetro, ti porta comunque sempre a guardarti le spalle. Perché vedi per esempio quello che sta facendo il Perugia, che si è rimesso assolutamente in corsa per salvarsi e che tra l'altro sarà il primo avversario dell'anno nuovo per il Palermo. E in questo momento, ripeto, un campionato in linea con quelli che erano i propositi del Palermo. È chiaro che lo step successivo sarebbe mettere in fila, oltre che i risultati utili consecutivi, quelle due o tre vittorie in modo da mettersi definitivamente un po' di margine con la zona play-out e poi perché no, magari guardare anche a qualcosa di più. Geraci. Ma la domanda è: Palermo in linea con i programmi? E io devo dirti che vado controcorrente, per me è troppo poco. Il Palermo è avanti se consideriamo la storia recente. Entusiasmo per la promozione, l'arrivo di una nuova società, il taglio con il passato.
la campagna acquisti frettolosa, il cambio di allenatore, il ritiro sui generis è comunque non completato, il fatto di essere matricola, non dimentichiamolo mai questo. Ma che cosa insomma ci dovevamo aspettare? Lo stesso discorso del City, una stagione di consolidamento non faceva che aumentare le difficoltà, perché in B non sei mai nella terra di nessuno. Il Palermo è ancora in una sorta di limbo, a 4 punti c'è la zona rossa, a 2 quella delle grandi speranze. Essere arrivati a questo punto è già una vittoria, e ora sotto con il mercato, e questa è la cosa importante, e con il nuovo campionato che comincia nel 2023. Io ripeto, per me il Palermo si piazza per i play-off e comunque ne vedremo delle belle. Vediamo cosa verrà fuori delle belle. A proposito di cose, io guardando un po' stadionews.it vorrei citare oggi un pezzettino che rappresenta un classico, diciamo, del nostro giornale, che è quello delle pagelle ironiche di Carlo Amenta e Geri Ferrara. E il titolo, evidentemente è un titolo anche ironico, Corini si abbuffa di panettone. Ora io domando, sono 3 mesi che sentivo, il titolo fa riferimento ovviamente al fatto che da 3 mesi si dice che Corini il panettone non l'avrebbe dovuto mangiare o non l'avrebbe mangiato, e credo che dopo, io sono d'accordo con le esposizioni di Geraci e di Leone sul fatto che il Palermo è in linea con i programmi, forse addirittura in questo momento ha l'idea di poter è avanti, dico, però potrebbe ancora crescere, diciamo, in numero. Perché secondo te Corini è diventato il parafulmine di una buona fetta di tifoseria che pure gli riconosce l'affetto che si deve a un giocatore che come lui ha fatto la storia da centrocampista e anche da allenatore? Perché in una logica abbastanza semplicistica è molto più facile attaccare l'allenatore che attaccare 25 giocatori o la società, che cosa che viene ancora più difficile. Perché ricordiamo che è arrivato il Citigroup, bisogna essere grati che è arrivato il Citigroup, e quindi non si può criticare eventualmente qualsiasi mossa sbagliata come è stata fatta in estate. Qualche errore anche la società l'ha fatto, perché non dirlo? Però credo che un po' l'opinione su Corini stia pian piano cambiando. È anche vero che ogni allenatore, come le squadre, sono sottoposti ai risultati. Salvatore, non ti saresti aspettato un po' di più dagli umori della piazza, chiamiamoli così, anche se è un po' difficile dare un'immagine agli umori della piazza? Ecco, però non mi sarei aspettato maggior contentezza per una squadra che, ricordiamocelo, a metà maggio era più in C che in B, con la prospettiva di giocare con un altro campionato, col Monterosi, magari contro il Picerno, e che adesso tutto sommato sta facendo con dignità il suo mestiere. Ma la tradizione dice che noi siamo nemici della contentezza, caro Guido. In effetti tutte le critiche che sono nate all'inizio non avevano assolutamente fondamento. Bisognava aspettare per forza, avere pazienza. Ha detto bene Fabrizio, la società, quella nuova, ha compiuto anche delle mosse sbagliate, perché non c'è dubbio che il discorso di Baldini abbia un po' frenato tutti gli entusiasmi che c'erano prima, ma da passare dal bianco al nero è stato secondo me un fatto di emozione così che ti arriva da un sentimento mai giustificato. Tutto ma può essere, Salvatore, per esempio, mi sono posto il dubbio che se magari fosse rimasto il gruppo Mirri, per intenderci, la vecchia proprietà, con i limiti che la stessa proprietà aveva, diciamo, anticipato 2 o 3 anni fa e che aveva confermato nella parte finale della scorsa stagione, magari questo sarebbe stato accettato meglio. Siccome è arrivato il Citigroup, che in teoria ha potenzialità di miliardi di euro, ci saremmo aspettati, forse molti si sarebbero aspettati, la lotta per lo scudetto? Sì, questo è possibile, però noi sapevamo che la corsa di Mirri era al termine, per cui l'arrivo del Citigroup è stato benvenuto ed ha sanato determinate situazioni che sembravano insanabili fino a quel momento. Non dimentichiamolo, perché altrimenti facciamo un discorso che non tiene conto invece delle difficoltà in cui il Palermo si era venuto a trovare. Quindi io direi di avere pazienza e di aspettare che
le cose vadano per il loro verso, non chiedo di più, per il loro verso, perché una società del genere prima o poi troverà la chiave per aprire i sogni dei tifosi. Calciomercato, Segre, Vido e tanti messaggi fra pochissimo. Adesso ci sono pochissimi secondi di pausa e ovviamente chi ci lascia in questo momento poi diventa come Geraci. Bene, rieccoci allora. Come promesso, Fabrizio, mi pare che c'è da smaltire un po' di posta perché il dibattito sta diventando non incandescente, però caldo. Si sta animando parecchio anche tra i tifosi che non la pensano allo stesso modo, ci sono degli scambi di opinioni abbastanza simpatici. Iniziamo con Giuseppe Di Salvo Corini, forse solo da poco ha capito come fare giocare questo Palermo. A metà girone d'andata regnava solo la confusione, ammettiamolo. Gli risponde Xander Rodriguez Perez: non capisco la critica stupida, stupida e senza senso di qualche pseudo tifoso, ma cosa ha fatto di sbagliato Corini? Anzi, già da un paio di giornate sta intavolando una bella trama di gioco, facciamolo lavorare serenamente. Carmelo Amato, Forza Palermo, sì, ma un mese prima che si rimettesse Baldini, che vi ricordo voleva fare la Serie B con Dall'Oglio, Lancini, De Rosa, eccetera. Questo sicuramente in risposta a qualche altro commento. Corine è diventato parafulmine, dice Paolo Tagliavia, perché obiettivamente all'inizio il Palermo era inguardabile come gioco. Io non ho dimenticato una serie di partite senza nessun tiro in porta, adesso è paradiso. Beh, però anche su questo, per esempio, cioè, Dissenso. non è che ieri abbiamo visto tanti tiri in porta, No. eppure i giudizi sul Palermo di Brescia, è vero che Brescia comunque è una squadra teoricamente anche un po' più solida, anche se nel suo momento forse più difficile della stagione, però senza tiri in porta poi non ti diverti. Però bisogna capire qual è il divertimento, perché io ieri ho visto giocare bene il Bari, però ha perso in casa davanti a 50.000 persone, non penso che si siano divertiti. Forse un minimo di prudenza in più, Ma dopo dove aver dici? raggiunto l'1-1, era più. Ma poi giocare bene dipende anche da come gioca l'avversario, cioè se l'avversario Giusto. gioca a sua volta è chiaro che tu puoi giocare e esprimerti, ma se l'avversario si chiude, Brescia ieri si è chiuso nel primo tempo, ha fatto densità a metà campo, capisco che il Palermo non era nella sua versione migliore, ma credo che giocare veniva anche difficile, cioè, io credo che bisogna sempre guardarlo l'avversario prima di giudicare la prestazione del No, ma Palermo. non solo, però vorrei dirti anche, Salvatore, se ti ricordi, noi abbiamo fatto un primo tempo in cui secondo me il Brescia, forse anche perché sentiva questo discorso del cambio di panchina, ha espresso il massimo del suo potenziale atletico, con tutti i limiti anche di una squadra rinnovata. Nel secondo tempo il Palermo apre la partita meglio e prende subito un gol su una palla persa da Damiani, probabilmente con un po' di leggerezza. E là siamo stati bravi e fortunati a rimediare nel giro di un minuto. Nel senso che a volte l'atteggiamento basta veramente poco per cambiare gli equilibri di una squadra. Ma la squadra ha reagito, non solo ha reagito, ma poi ad un certo punto ha preso in mano le redini della partita, l'ha dominata, l'ha stradominata, ha messo l'avversario alle corde, lo ha tempestato. Certo, il Palermo non è una squadra che faccia tantissimi gol, e questo purtroppo, perché sai, se tu hai delle occasioni e le sfrutti, e allora tutto cambia, riesci anche a vincerle. A vincere queste partite, però bisogna anche tener conto che il Palermo ha fatto sì pochi gol, uno a partita, che sembrerebbero anche non pochi rispetto a quando l'attacco è veramente inefficiente. Il discorso è che certe partite che avrebbe dovuto vincere non le ha vinte e certe altre partite le ha pareggiate, per cui si ritrova con una media di punti inferiore. E quindi c'è la possibilità ovviamente di discutere su determinate lacune, su determinate cose che non vanno. Corini ha tempo e possibilità per aggiustare. C'è Corini che è un grande tecnico, dice Emanuele Pistoia, stiamo Sì, vedendo un po' di tutto, veramente. si sta veramente animando di nuovo l'argomento, il dibattito su Corini, perché per Emanuele Pistoia Corini è un grande tecnico, ideale per il Palermo di oggi, mentre per Marco Oiona, non è così, dovreste scindere l'affetto per il Corini ex e il Corini tecnico, che resta un gestore pavido e tatticamente arcaico, nonostante dovrebbe anagraficamente essere un tecnico più innovativo e tra quelli in ascesa, cosa che non è.
PS, Vido non sta meritando lo spazio concesso, specie ai danni di Soleri che è pure di proprietà. Allora parliamo anche di Vido, però prima la regia ci suggerisce come titolo, giocando anche un po' sulle parole, il protagonista di ieri che è Segre, senza più segreti, perché adesso, diciamo, dall'essere il giocatore sotto traccia, sottotono della prima parte del campionato, adesso, quantità e qualità abbinate assieme lo fanno diventare uno dei giocatori più decisivi del Palermo. E probabilmente non a caso Corini lo ha tenuto in campo praticamente sempre da quando il giocatore è arrivato a Palermo. È tempo di segnare un gol contro l'Ascoli quando era Ha appena debutto. arrivato a debutto e poi praticamente lo ha tenuto anche quando Segre, diciamo, non andava oltre 5 in pagella. Giuseppe, mi sembra che ormai Segre non abbia più segreti, è un giocatore di qualità, quello che pensavamo che fosse. Non ti sento. Giuseppe, Qualità e ora sì. quantità, dicevo Guido, dicevo qualità ma anche quantità, è veramente un giocatore completo. Io credo che ad oggi, Segre e Pigliacelli siano i nuovi acquisti che hanno reso di più in questo Palermo, aspettando e sperando che si possano affermare anche gli altri. È un giocatore che con chiunque gli metti accanto riesce sempre a rendere. Devo dire che nell'ultimo mese e mezzo ha alzato l'asticella, ha aumentato il suo rendimento. Per non parlare del fatto, cosa non secondaria, che arrivano anche i suoi gol, che in questo momento si stanno dimostrando anche determinanti ai fini dei risultati. Un Palermo che non segna grappoli di gol. Una risorsa come questa è da sfruttare. Noto sempre che sui calci d'angolo è il giocatore che viene più cercato da chi li calcia, quindi insomma è davvero una risorsa in questo momento irrinunciabile, indispensabile per il Palermo. Salvatore, tu che sei più ottimista di tutti, secondo te questo Segre o è ancora di più in prospettiva? Ancora di più perché quella di Segre è una delle tante storie che quando un calciatore non trova stabilità e spazio e fa fatica ad ambientarsi. Brunori insegna. Il Toro lo ha tenuto al guinzaglio per tantissimi anni, lo ha prelevato dal Milan, poi Gavetta in prestito, se tu ti ricordi, Piacenza, Venezia, Chievo, Spal, Perugia, prima di passare definitivo al Palermo. Cioè, oggi lui può sentire l'identità di sentirsi parte integrante di una squadra. Questa è la sua occasione e mi sembra che, malgrado le difficoltà iniziali che hanno coinvolto tutti, lui se la stia cavando più che bene. Una certezza, una realtà, direi. Aveva ragione Corini in tempi non sospetti a non mollarlo, quando tutti invece storcevano il naso. Ma devo dire che pure io, cioè, non riuscivo a capire se c'era un problema atletico in Segre o di ambientamento o se i comandi che arrivavano dalla panchina non erano congeniali al tipo di gioco di Segre. Ora è tutto molto più chiaro ed è un giocatore che secondo me rispecchia quello che pensavamo a inizio estate. Tra l'altro è uno che fisicamente è imponente. Perché ridevi? Aspetta, ti No, perché è sentivo bellissimo ridere. il dibattito, si sta continuando ad animare nella nostra Andiamo col messaggistica. dibattito, se è più divertente, dai. Stai, va bene, no, ma sono troppo incastrati tra di loro i messaggi, sono botta e risposta anche a messaggi precedenti, diviene difficile ricostruire il A tutto. proposito, però, ricordiamo che comunque, anche se noi non li possiamo leggere tutti, perché sono davvero tanti, il nostro dibattito da community lo potete trovare sulle pagine Facebook di blogsicilia.it e di stadionews.it, che sono le due pagine Facebook che insieme ai siti rimbalzano questa trasmissione. Ne approfittiamo anche per salutare gli amici di Video Regione Canale 14 e soprattutto per ricordare, lo diremo anche alla fine, che lunedì prossimo, che è il 2 gennaio, non ci saremo, ci pigliamo una vacanza e ce la meritiamo, ma torniamo lunedì 9 gennaio in anticipo sul ritorno della Serie B che sarà sabato 14 a Perugia, Palermo, come diceva Giuseppe, Perugia in questo momento molto in forma, sarà il prossimo avversario Sì, del sono in molti che Palermo. stanno indicando il Perugia come avversario molto ostico alla luce degli ultimi
risultati. Io però ripartirei da Cristian Cutrona che dice: Segre ha sempre sudato la maglia e il suo contributo è stato spesso anche in fase di copertura, che è un po' quello che io dissi quando dopo poche partite senza Elia, dopo l'infortunio di Elia, notai che Segre aveva un po' cambiato il suo modo di stare in campo, molto più in copertura. Adesso sta rivenendo fuori invece quella sua propensione agli inserimenti, che sono valsi anche da palla inattiva due gol consecutivi. Poi sul fatto che Segre abbia un fisico straripante mi pare che non ci sono dubbi, forse anche questo l'ha un po' condizionato all'inizio, perché si dice che quelli strutturati, diciamo, entrano in condizioni più tardi. Io sto notando, non vedevo la Serie B dal vivo da un po' di anni, purtroppo, perché eravamo in altre categorie. Sto notando che c'è una potenza fisica negli organici, soprattutto quelli che erano partiti per puntare alla promozione diretta, veramente imponente. E credo che Palermo, sotto questo punto di vista, abbia qualche giocatore che regge poco l'urto con questo tipo di avversari. Segre è uno di quelli che, venendo dalla Serie A, ha un passo diverso, ha una progressione diversa. Quando parte palla al piede è veramente difficile andarlo a riprendere, è un giocatore di Serie B a tutti gli effetti, che secondo me potrebbe anche stare in Serie A. E così adesso Segre è il vice capocannoniere del Palermo, il capocannoniere è del Palermo è Brunori, ma non più della Serie B, perché Brunori ieri si è fermato, mentre Khedira, finalmente è tornato Khedira e non con quello scempio di Scheddira che abbiamo sentito, esatto, ai mondiali, è tornato a fare il capocannoniere. Ha fatto pure un gran gol, Khedira. Ha fatto anche un gran gol, però adesso Brunori ha detto adesso lo sistemo io a Khedira, ne faccio due a Perugia e così vediamo chi è il capocannoniere. Però parliamo dell'attacco, perché oggi lasciamo stare in pace la difesa, tranne che vorrei mandare un messaggio a Nedel Saru, che ha giocato la partita che avrebbe potuto e dovuto forse non giocare, quella con il lutto, il grave lutto in famiglia con la perdita del padre, poi è saltato per squalifica ed è stata la prima assenza del Palermo, che grazie anche a un buon lavoro del centrocampo la difesa nuova con Bettella e Marconi tutto sommato ha tenuto, soltanto qualche piccola imbucata centrale. Sta dicendo tantissimo Bettella nell'ultima partita, sta tenendo fuori, a me non mi convince quando imposta. Comunque per ora facciamo il focus, sta tenendo fuori con grande personalità dietro, una cosa che secondo me unita nel Cearu farà la differenza. Facciamo focus sull'attacco, perché l'argomento, diciamo, principale è Vido, seconda partita da titolare senza incantare. Ieri ha sbagliato molto, anche nell'atteggiamento secondo me, però nel giudizio io sono sempre, forse l'età che mi porta a essere un po' più morbido, non è facile entrare in una squadra che è un orologio e subito riuscire a capire i movimenti del compagno. Però Salvatore, ieri Vido, Soleri è stato ormai più o meno accantonato, evidentemente Corini non lo vede. Adesso che il Palermo gioca molto meno il 4-3-3 classico, quello che era partito con Elia larghissimo a destra e Di Mariano larghissimo a sinistra, e spesso invece vediamo una punta in appoggio a Brunori, a volte Di Mariano, ieri era Vido, adesso il problema dell'attacco, secondo me, al mercato va sicuramente affrontato in maniera seria, perché è chiaro che Soleri non rientra nei piani. Vido ha fatto delle belle cose quando è entrato a metà secondo tempo, quindi sapendo entrare in partita come sapeva fare benissimo Soleri lo scorso anno, segnando anche. Resta questo problema irrisolto, secondo me. È vero, Guido, che c'è un problema e che bisogna risolverlo al mercato. Io non sarei però così cattivo o pessimista con Vido. Si parlava poco fa di Segre come lui, e tra l'altro mi pare che i due abbiano la stessa età. Vido ha avuto una vita sempre in prestito, anche lui, e adesso da titolare, tra l'altro in una partita molto particolare, non possiamo prendercela con lui perché non ha fatto una buona partita, perché può capitare, ma ci mancherebbe altro. Cioè, la pazienza non esiste più, non fa parte più di un discorso calcistico. E che dovrebbe dire allora Brunori, che oggi spopola, e il Palermo è addirittura Brunori dipendente? Chi sta al suo fianco fa fatica, ragazzi. E per questo è il momento di cambiare strategia al mercato o uomini. Cioè il Pisa, mi viene così in mente un giocatore
pescato un jolly portato in Italia, Morutan, no, quello del Galatasaray, che ha fatto 4 gol e 7 assist. Ma tu ti immagini chissà quanto piacerebbe a un attaccante come Brunori beneficiare di un giocatore con le sue qualità. Ma il mercato serve proprio per questo. Giuseppe, secondo te Vido sarà, come dire, riconfermato? Quella di ieri era una tappa, normale di un percorso lungo o era un esame, diciamo, decisivo prima del mercato? Ma se non ci saranno altri innesti in attacco, credo che inevitabilmente sarà riconfermato, perché comunque i mancati ingressi di Soleri, che comunque non, ormai gioca sempre meno, sono una chiara indicazione di mercato. Ieri a me Vido ha deluso. Se in altre situazioni avevo sospeso il giudizio, ieri oggettivamente è stata una bocciatura, non voglio dire definitiva. Però è chiaro che serve qualcosa in più da questo giocatore che ieri, sono d'accordo con te, non mi è piaciuto soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, superficiale, anche in quelle situazioni in Bravo, cui è andato alla perché quando noi conclusione. rischiamo il gol con la sua azione di calcio piazzato, il problema a Pignacelli lo crea Vido. Per carità, può capitare, però secondo me è un po' leggero il modo in cui approccia l'azione, cioè colpisce col tacco, come un po' si faceva All'inizio della gara, tu dici. all'inizio della gara, come un po' come si faceva ai tempi di scuola, insomma, senza la postura giusta, che mi sembrava proprio un errore di atteggiamento, come dicevi giustamente tu. Poi un paio di occasioni le ha avute per centrare la porta e non le ha sfruttate, ha fatto solo una bella azione nel finale del primo tempo, però ecco, a me non è piaciuto Fabri. No, ieri decisamente no. Mi è piaciuto molto Vido quando è entrato in molte partite perché ha dato la scossa. Mi ricordo quella bellissima palla servita a Benevento per Soleri che poi ha sbagliato. Comunque è stato bravo il portiere Benevento a parare. Però la partita di ieri, ecco, lo trovo mancante tutte le volte che parte dall'inizio. Quando entra riesce con qualche difficoltà, ricordiamoci anche un paio di pali, un palo sicuramente preso al Barbera, però quando parte dall'inizio ha delle grosse difficoltà. Vido era un giocatore con un futuro qualche anno fa veramente importante. Ha fatto un campionato a Cittadella stratosferico. Dopo 2 anni si è ripetuto a Perugia. Sembrava che dovesse decollare da un momento all'altro, però mi pongo una domanda: se l'Atalanta quest'estate non l'aveva aggregato al ritiro, lo faceva allenare da solo, evidentemente qualche cosa ci Beh, sarà. l'Atalanta però parliamo di alta Serie A. Io devo dire che sono un po' più ottimista, stavolta faccio io l'ottimista, perché vedo che ieri non mi è piaciuto anche nell'atteggiamento. Secondo me comunque è uno su cui lavorarci. Se tu hai delle determinate qualità, classe anche direi, non la puoi perdere. Bisogna soltanto insistere. Io credo che è chiaro che poi, se non è Vido, sarà qualcun altro. Io non so perché Soleri è stato provato così poco fino ad ora. Però Vido, secondo me, puntandoci un po' di più, puntando anche di più sulla seconda punta accanto a Brunori, potrebbe dare un risultato. C'è C'era Salvatore Salvatore, che sì. alzava educatamente il dito. No, ma sai perché? Perché il discorso dei giocatori che vanno sempre in prestito, rischiano ovviamente di non trovare mai l'identità precisa. Questi sono ragazzi che non hanno mai avuto la certezza di essere titolari, cioè l'Atalanta lo manda lì e lui deve far bene per tenersi caro alla prospettiva Atalanta, però poi l'Atalanta non lo tiene e lo manda nuovamente in prestito e poi ancora in prestito. È difficile assumere poi una personalità precisa. Ecco perché, come dicevi tu, bisogna avere anche pa la pazienza di tenerlo e di farlo giocare di più. Se tu ci credi, lo devi fare giocare di più. E allora uno sì che acquista la personalità giusta. In ogni caso, il discorso del modulo, ieri c'era un po' di emergenza, però anche ammettendo la possibilità di Mariano a sinistra e Valente a destra, questa seconda punta vicina a Brunori
che deve essere ovviamente un po' più concreta, non è un argomento che secondo me è molto lontano. Io credo che Di Mariano e Valente assieme come quinti li vedremo poco, perché significherebbe giocare con un atteggiamento troppo spregiudicato e che dà a prestare il fianco agli avversari. Sala e Valente o Sala e Di Mariano, o comunque secondo me nell'idea di Corini Di Mariano è più seconda punta dietro Brunori. Chissà se magari poi, quando ancora ci sarà una crescita magari atletica e un gioco mandato a memoria, potremo vedere questo salto di qualità. Ancora messaggi, Fabrizio? Sì, diamo spazio ad Alessandro Pupelli, che ci ha mandato ben due messaggi sullo stesso argomento, per dire: datemi un po' di retta. Se Brunori per un motivo salta due partite, chi gioca? Abbiamo bisogno di giocatori pronti e di categoria, non sicuramente Vido e Soleri. E chissà, però, se per esempio ogni tanto uno poi diventa pazzo, perché magari manca Brunori, gioca Vido e ti fa la doppietta, perché magari è quello il momento in cui lui si sente addosso la responsabilità. Comunque la domanda è corretta. Io credo che Vido sia punta centrale, ovvero sostitui Brunori, ma se non ha continuità difficilmente potrà rendere. Invece Soleri ha attitudini da subentrato che non trovi facilmente, quindi non puntarci per me è grave colpa di Corini. Che non c'era lo scorso anno, quando Soleri fece 12 gol entrando dalla panchina, e poi mai, soprattutto era Serie C, e poi era Serie C, però era Serie C e non era Serie B. Poi c'è Paolo Tagliavini, dice sì Geraci, ma se non lo tengono e va sempre in prestito, Vido avrà qualche problema. Siamo quasi alla fine, scegli di... avrà sempre dei problemi se lo mandano, un giocatore mandato sempre in prestito ha sicuramente dei problemi. È vero, è guardate vero. Guardate Brunori è proprio l'esempio più eclatante, ragazzi. Appena ha messo, diciamo, radici, ha cambiato anche atteggiamento, anche la maturazione. Siamo vicini alla fine. È diventato il capitano del Palermo. E non soltanto per la fascia, ma anche proprio come atteggiamento. Ma se dovessimo giocare un attimino, Giuseppe, ma chi scende dalla Serie B alla Serie C? Ti metto in crisi. Cosenza? Già due io ce le ho in testa. Cosenza, sono d'accordo. Cosenza e poi oggettivamente Guido, di solito parliamo dei campionati che non aspettano nessuno, questo è un campionato che invece aspetta, come ti dimostra anche la rimonta che sta facendo il Perugia e che considero assolutamente in corsa per salvarsi, ma anche per uscire dalla zona play-out, per il valore della rosa, per il valore di un allenatore abituato a questo campionato e a queste situazioni. Quindi francamente quello che vedo messo peggio è il Cosenza, il Como ancora fatica a prendere un percorso stabile, quindi potrebbe essere un'altra squadra che difficilmente si può salvare, nonostante abbia però anche lì ci siano dei giocatori di grande... Vabbè, di però grande... io ci aggiungo anche Cittadella, così sono le tre C, Cittadella, Cosenza e Como. A me fa paura il Benevento sotto questo... Il Benevento e Spal sono le altre due mie perché candidate. Perché non ci sono giocatori abituati a lottare per la salvezza. Sì, infatti hanno organici non malissimo e no, finora... hanno dei begli organici. Il problema è che non sono giocatori che storicamente sono abituati per giocare a salvarsi. Dobbiamo chiudere, hai commenti ci particolari? Ci sono un po' di consigli per gli acquisti. Sì, c'è chi consiglia Donati come Vittorio Guglielmo per la fascia destra, prenderei Donati in partenza dal Monza. Poi un bel po' di messaggi fa c'era chi consigliava Caso del Frosinone come spalla ideale di Brunori, per quanto non vorrei dire una cavolata, credo che sia infortunato, ne abbia ancora per un po' di tempo, però non ne sono sicuro. Insomma, il dibattito è rimasto acceso fino all'ultimo. E noi giriamo tutti questi messaggi a Leandro Rinaudo, che insieme a Zavagno adesso avrà da lavorare un po', tra l'altro prima per sfoltire i giocatori, perché noi non abbiamo posti in lista, quindi in teoria se non si muove qualcuno
è difficile fare posto in lista. Attenzione, anche Letizia, esterno destro del Benevento, dice Fabio Delisi. Sì, che però ha 96 anni adesso, credo. Beh, però io ti dico che in questa squadra, secondo me, direbbe la sua. Il problema è dove farlo giocare. Ha un nome benaugurante, infatti vorrei dire serenità e Letizia a tutti per il prossimo anno. Non vorrei entrare nel campo delle banalità per dire sarà certamente meglio di quello che è passato. Ogni anno c'ha i suoi affanni, le sue cose belle, l'importante è essere sereni. Almeno per quanto mi riguarda, e coscienti che alla fine siamo sempre fortunati e c'è chi sta peggio e bisogna pensare a chi sta peggio. Salvatore, Giuseppe e Fabrizio, se avete messaggi natalizi, perché poi ci rivediamo il 9 di gennaio, lunedì 9 gennaio alle 14. Messaggi particolari, buon anno, cartoline, buon auguri. Anno, rosa, nero. Un messaggio, ti volevo dire Cosenza, Cittadella e SPAL soltanto. Cosenza, Cittadella e SPAL, ci hai pensato un po' di più, va bene, tu? Auguri. Auguri a tutti, allora grazie auguri intanto a Video Regione, canale 14, fate confidenza sempre di più con questa straordinaria realtà televisiva e ovviamente non perdete giorno senza leggere Blog Sicilia e stadionews.it, stadionews soprattutto per quello che riguarda le notizie sportive e in questo periodo certamente il calciomercato, che sarà uno degli argomenti importanti. A proposito, fatemi ringraziare le redazioni di Blog e di Stadio News, ovviamente insieme ai miei straordinari compagni di viaggio, Salvatore Seraci, Fabrizio Vitale, Giuseppe Leone, la regia con tutti gli uomini che sono quelli che con i bottoni, con i cavetti ci mandano in onda sempre in maniera brillante. E ovviamente auguri a voi che ci seguite da casa, che interagite, che fate parte di questa che abbiamo ormai battezzato come community. Ci vogliamo bene anche a distanza, anche quando litighiamo. Buon 2023.